Oggi andiamo a vedere tre trucchi per rendere il nostro sito super efficace. Ciao a tutti ragazzi, qui è Andrea Marchetti di Marchetti Design, il canale dove impariamo a fare siti in maniera pratica e creativa andando a mettere le mani nel codice e nel web design grazie a 12 anni di esperienza sul campo. Oggi andiamo a vedere tre trucchi per rendere il nostro sito super efficace. Bene ragazzi, eccoci sul computer, partiamo subito con degli esempi pratici per farvi vedere questi super tre trick che ci devono essere in tutti i nostri siti web. Primo trick. Quando atterriamo sulla home page del sito, senza scrollare, si capisce chi sei, cosa fai e perché devo venire da te. Questo è molto importante ed è una cosa che in molti siti non vedo, ok? Quindi questo qua è il sito di Vianello Wines, sono una Italian Wine Agency. Dal 2000 cosa fanno? Accompagnano gli importatori di vino italiano nei mondi delle cantine produttrici e dei loro splendidi territori. Quindi accompagnano gli importatori di vino italiano a conoscere nuove cantine produttrici, nuovi vini italiani sul territorio. Se siamo in Germania, se siamo in Spagna e vogliamo importare vino italiano nel nostro paese, loro hanno tutta la conoscenza necessaria per farlo. Quindi questo è quello che fanno, ok? Sono una Italian Wine Agency, quindi ok, perché dobbiamo sceglierli? Perché da oltre 20 anni costruiscono rapporti tra i produttori di grandi vini distillati made in Italy e gli importatori di vino italiano all'estero, quindi hanno un'esperienza di 20 anni, primo motivo per andare da loro. Secondo motivo, eccellenza Europa. Secondo motivo, uniscono professionalità, positività e passione, tratti distintivi che rendono unico l'incontro tra la domanda e l'offerta nella vendita di vini internazionale. Quindi questo è un secondo motivo. Ora, questo è un semplice esempio. Vi faccio vedere un altro esempio per farvi capire. Andiamo, no, questo ve lo faccio vedere dopo. Andiamo sul mio sito dove avevo un po' più libertà a livello di copywriting, quindi ancora più chiaro. Chi sono? Ciao, sono Andrea Marchetti. Perché devo venire da te? Perché aiuto aziende e imprenditori ad avere più risultati sul web realizzando siti che funzionano e portano clienti. Vedete? Quindi chi sono e cosa faccio? Cosa faccio? Faccio conoscere sul web le realtà per trovare cliente e trovare clienti e vendere online. Quindi questo è un altro motivo per venire da me e qui sotto è spiegato cosa faccio. Realizzo siti web che funzionano e portano clienti. Cosa faccio sempre? Mi occupo anche di formazione, insegno a creare siti professionali, centinaia di studenti nei miei corsi e a più di 18.000 persone, ora sono più di 20.000 su YouTube. Ok, quindi questo è un altro esempio di chi sono, cosa faccio, perché devo venire da me. Vedete, senza scrollare, io ho già tutte queste informazioni. Super, super importanti. Trick numero 2 che su tutti i siti dobbiamo fare, che su tutti i siti deve essere rispettato. Ed è il fatto che il nostro sito deve caricare al massimo in 3 secondi. 3 secondi già è tanto, l'ideale sarebbe che caricasse al massimo in 2 secondi e mezzo. Comunque, se passiamo i 3 secondi, ci sono delle ricerche, una molto famosa di Google, che dice che oltre i 3 secondi di caricamento andiamo a perdere tantissimo traffico, mi sembra più del 60-70% del traffico. Ho fatto anche un video a riguardo, se lo cercate, cercate Marketing Design 3 secondi su YouTube, lo beccate subito, dove vado più a spiegare a fondo questo concetto, però il nostro sito deve caricare in meno di 3 secondi. Per fare un check e vedere se carica in meno di 3 secondi, potete utilizzare tool come Pingdom o GTmetrix. Qui ho fatto un test sul mio sito che carica in meno di 1 secondo, 901 millisecondi, che è un tempo veramente super. Quindi, secondo trick, il sito deve caricare in meno di 3 secondi, se no perdiamo efficacia perché perdiamo tantissimo traffico. Terzo trick che voglio farvi vedere, ve lo faccio vedere sulla Creative Academy, che è un altro sito figo che abbiamo realizzato recentemente con anche la collaborazione dei ragazzi di Loop, la prova del cieco. Che cos'è la prova del cieco? È una semplice prova per vedere a livello di user experience se le nostre call to action, i nostri bei bottoni, sono molto visibili, sono ben visibili. Questo è molto molto importante a livello di conversioni. Il test del cieco consiste in questo: fate un passo indietro dalla scrivania, ok? Socchiudete gli occhi, proprio le socchiudete dove passa pochissimo, dove vedete pochissimo,
e dovete con gli occhi praticamente chiusi vedere almeno il colore delle call to action. Quindi su questo sito che ha un fondo scuro e le call to action sono arancioni, se io faccio così vedo molto bene, cioè le prime cose che vedo quando socchiudo vedo la luna e vedo due call to action arancioni. Molto molto importante che la call to action sia visibile. Se io faccio così e la call to action si perde con lo sfondo, se io qui avessi per esempio questa seconda call to action che è meno visibile, meno prominente perché è una call to action di secondo livello, una call to action non primaria, questa è quella che devo vedere per prima, questa è quella che devo vedere per seconda, quella lì se socchiudo gli occhi la vedo molto meno, la vedo ma la vedo molto molto meno, se fosse stata nera praticamente non l'avrei vista. Questo test è molto importante perché l'utente quando arriva sulla pagina non legge la pagina, la scansiona, parte da in alto, quindi vede qua il logo, va di qui, fa una F di solito, quindi va così, poi questo è un layout diverso magari, però fa una prima scansione in alto, poi viene giù, fa un'altra scansione in mezzo e poi fa un'altra scansione alla fine. Ci sono molti studi che dimostrano questo, il layout F. Se vi interessa sapere di più del layout F, fatemelo sapere nei commenti, potremmo realizzare un video a riguardo. Quindi, numero 1, si capisce chi sei, cosa fai e perché devo venire da te senza scrollare. Numero 2, carica in meno di 3 secondi. Numero 3, test di visibilità call to action super visibili. Con questi 3 trick vi assicuro che l'efficacia del vostro sito web aumenterà tantissimo e vedrete anche se prima avevate una struttura confusa e adesso avete una struttura più chiara seguendo questi 3 principi, avrete più contatti, avrete più richieste di preventivo, avrete più iterazione se mandate del traffico sulla pagina perché il sito sarà più chiaro, veloce e leggibile. Bene ragazzi, questo è tutto per il video di oggi. Se il video ti è stato utile lasciami un bel like, condividi, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se vuoi imparare a fare siti professionali, qui sotto ci sono tutte le risorse come corsi e corsi gratuiti se vuoi imparare questo mestiere. Ci vediamo presto, un saluto, ciao!